L'Ottobre Rosa è la campagna del nastro rosa, nasce nel 1992 in America ed è quel momento in cui bisogna sensibilizzare e fare in modo che le persone possano capire quanto è importante la prevenzione del tumore al seno. 70 nazioni hanno aderito a questo progetto e il mese è stato identificato ottobre. Poi c'è il nastro rosso, che è il nastro per sensibilizzazione nella lotta contro l'AIDS, come c'è il nastro nero, eccetera. E Estée Lauder è stata, diciamo, quelli che hanno iniziato a sensibilizzare e a fornire anche dei fondi per la ricerca. E il mese di ottobre, dunque, non è solo la presa di coscienza e la consapevolezza che prevenire è importantissimo, ma è anche il mese in cui ci si deve ricordare che è importante sostenere queste lotte con dei soldi, con dei finanziamenti, perché la ricerca, sappiamo, evolve sempre e ha sempre però bisogno di poter essere sostenuta. La prevenzione è importantissima. Ogni cittadino deve ascoltare le linee guida che vengono date, deve ascoltare il proprio medico, deve ascoltare tutti quei richiami che vengono fatti dalla regione per sottoporsi a degli screening, perché veramente se qualunque malattia viene presa in tempo, qualunque forma, comunque sarà sicuramente molto più lieve quello che è il percorso della malattia, non solo per il singolo cittadino, ma anche per la stessa comunità. Noi abbiamo il diritto come cittadini italiani e la Costituzione ce lo dice, secondo l'articolo 32, il cittadino ha la possibilità di essere curato, ha il diritto di poter essere curato. Però dico una cosa importante, questa serve proprio per ulteriormente responsabilizzare ogni persona. Ogni cittadino ha il dovere di sottoporsi ai controlli, non deve far finta di non avere tempo, non deve pensare che i controlli sono inutili o è meglio non saperlo. No, preso in tempo vuol dire miglior ovviamente situazione per lo stesso paziente, ma anche la stessa comunità ne giova, la stessa sanità ne giova, perché vuol dire che cure che dovrebbero essere fatte se viene preso tardivamente il tumore, i soldi di queste cure sono veicolate in un altro ramo della sanità e questo giova a tutta la nostra comunità. L'Ottobre Rosa è un mese in cui la donna viene sensibilizzata a sottoporsi a dei controlli e come fondazione siamo riusciti, con l'aiuto di alcune aziende, a raccogliere dei fondi che servono proprio per poter dare la possibilità alle donne di poter sottoporsi a questi controlli. Brico Io è un'azienda che ha 80 punti vendita in tutta Italia. Ha fatto una selezione di alcuni articoli utili per la casa e alla persona, come i profumatori, i saponi e shopper, e una parte del ricavato verrà utilizzata per finanziare l'acquisto di un ecografo portatile e per aiutare le donne in difficoltà socio-economica a dotarsi di innovativi patch cutanei, soluzione realizzata dall'azienda Benessere Capelli. Uriage. Per ogni prodotto venduto di due particolari linee, Uriage donerà 2 euro a favore della fondazione, contribuendo così alla realizzazione delle attività a sostegno delle donne fragili nel percorso di prevenzione dei tumori e con visite gratuite per donne in difficoltà socio-economica. Marie Galant Paris contribuisce con delle sessioni di massaggio. E saranno presenti a partire dal mese di ottobre, una volta al mese, presso la nostra sede della fondazione per fare dei trattamenti e dei massaggi viso personalizzato ed è una coccola speciale per quelle donne che stanno lottando e poter riprendere e ritrovare la bellezza e il benessere anche durante un percorso difficile quale quello oncologico. Si offrirà persi anche dei preziosi consigli per poter
curare la propria pelle e migliorare sempre di più il proprio aspetto. Francine. In occasione di questo Ottobre Rosa, Francine sosterrà la Fondazione Libellule Insieme con una donazione di 50 turbanti in seta di gesso. L'utilizzo del turbante in seta di gesso è un vero e proprio trattamento di bellezza notturno per la cute ed è una scelta eccellente per le donne che hanno subito un intervento a seno all'apparato genitale e che desiderano prendersi cura del cuoio capelluto reso molto sensibile dalle terapie oncologiche. E questi turbanti non irritano la pelle già secca e fragile a causa delle cure. Sono traspiranti e termolegoratori, adatti sia per l'estate che per l'inverno e offrono immediato sollievo permettendo alle donne di sentirsi meglio anche con se stesse. Avon. Avon verrà organizzata nella sede a Turate una conferenza per stimolare le donne a prendersi cura della propria salute, incentivando la conoscenza della prevenzione del tumore al seno e dell'apparato genitale, con particolare focus sull'origine della malattia, i fattori di rischio e l'importanza della prevenzione primaria, secondaria e terziaria. In virtù della stretta collaborazione e fiducia reciproca, Fondazione Libellule sarà presente presso la sede O Avon Italia per effettuare esami ecografici e visite senologiche a tutte le dipendenti. Così farà Faro, che è un'azienda che nel mese di ottobre sottoporrà gratuitamente le proprie donne a una visita senologica e a un'ecografia al seno. Yamamai, il 18 ottobre pomeriggio, saremo presenti nel loro negozio in via Cordusio a Milano in occasione della presentazione del reggiseno realizzato per donne operate al seno. Grazie di cuore a tutte queste aziende che prima di tutto hanno dato a noi Fondazione Libellule Insieme la fiducia e la possibilità di sostenere e sensibilizzare le donne a quello che è la prevenzione del tumore al seno. Insieme anche ringraziamo tutte le altre aziende che durante l'anno ci sostengono e ringraziamo anticipatamente quelle aziende che vorranno sceglierci e che ci potranno aiutare in altri nostri progetti così importanti e fondamentali per aiutare le donne.